Non so. No, aspetta. Sei senza microfono, ecco perché non ti sentiamo. Oltre, vabbè, adesso anche senza telecamera, però il microfono non è abilitato, per cui abilitalo. Abilitatillo. No. L'abbiamo perso. Vabbè, aspetta, che qua cercare di capire se è partito quest'altro. Si capì, non ci sto capendo niente in questo momento, non ci sto capendo niente, non capisco se è partita la diretta sugli altri canali. Vediamo, vedi, c'ho il telefono morto. Funzionano le dirette, ma perché? Ma che sta succedendo oggi? Telefono morto, non mi va più Facebook. Ma non sono partite le dirette, perché no? Eppure io sta affare l'ho schiacciato. Da dire, no? Non c'ho voglia di partire sta affare. Ciao. Eccolo, ora ti sentiamo. Senti. Perché praticamente è stato scritto chiamare su internet. Io dicevo, ma che è sta chiamando? E invece era proprio. Boh. Ma invece volevo. Mi partiva una chiamata tipo un miliardo e mezzo. In Cambogia. Una chiamata in Cambogia da a pagamento da un miliardo. Sì. Lo metto qua. Devo accendere la ventola perché sennò mi squaglio come il cioccolato. Allora, qui la diretta c'è. Ecco, l'ora ti sentiamo. Ok. Boh, sembra che stia funzionando. Sembra, ma non... Su YouTube funziona? Ecco qua. Su YouTube sì. Sì? Di solito mi arriva. Sì, l'ho guardato adesso. Boh. Vabbè. Su YouTube ci sei. Va bene. L'importante è che va, poi dopo. Cioè oramai sì. Comincio ad avere proprio le scatole piene, cioè la tecnologia in questo periodo non mi sta dando soddisfazione sta... di alto livello, per cui la lascio stare. Eccolo qua. Allora stasera facciamo un argomento un po' fastidioso, soprattutto per i sistemi di conteggio. Perché facciamo la terzina di sedicesimi e la sestina, che apparentemente potrebbero ingannare perché sono sempre sei note nello spazio di un quarto. Bevo un po' perché c'è una sedia. Sì, tacata. Ma che differenza c'è fra due terzine di sedicesimi e una sestina di sedicesimi? Allora, se io suono tutto pari pari, non c'è nessuna differenza. Cioè, se questo è il tempo, io suono sei note. Ok, questo è il tempo. Questa che è? Sestina o terzina di sedicesimi? Questa è la sestina. Sestina. Potrebbe essere una sestina. È sicuramente più credibile come sestina che come terzina di sedicesimi. Ma se qualcuno ha inventato la scrittura di due terzine di sedicesimi, quindi due terzine con tre sopra, e poi ha inventato una scrittura sei note tutte attaccate di sedicesimi con un sei sopra, ci sarà un motivo. Il motivo in realtà è molto semplice. La terzina di sedicesimi è il triplo di un ottavo, quindi divide il movimento in due parti e faccio tre note per ogni ottavo. Quindi il raggruppamento è 3 più 3. Quindi io in testa continuo ad avere binario, continuo ad avere 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e do un leggero accento
sulla prima e la quarta, in modo da scandire il 3 più 3. 1 e 2 e 3. A ticket di target. 1 and 2 and 3 and 4. Scusa, 1 tata and tata. Poi adesso ne parliamo del modo di contare. Comunque il suono è tacata 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 tacata, si sente che è due gruppi da tre, mentre nella sestina sono tre gruppi da due, per cui la sestina è di derivazione ternaria, mentre la terzina di sedicesimi è di derivazione binaria. Quindi quando io suono una sestina, io devo far sentire con un leggero, ma leggero accento, la terzina di ottavi, perché io devo avere in testa sempre un enda, due enda, tre enda, quattro enda, un enda, due da tre enda, quattro enda, un enda, due enda, tre da qua. Adesso non conto ad alta voce. Si sente una predominanza della terzina, giusto? Ora faccio le terzine di sedicesimi. Non è questo, cioè è un, chiamiamolo, accento di portamento, se posso usare questa parola un po' strana, cioè è una spintarella in più su quella nota, ma non è un reale accento, ok? È come se io ci mettessi un puntino sopra. Ciao Daniele. Ciao ragazzi. Oh, quanto tempo. Sì. Che si dice da quelle parti? Bene dai, ho fatto un paio di concertini, dai. Oh, però no, tutto davvero? Tutto. Sì. Cavolo, c'era gente? Non so se purtroppo dire sì o no, però il primo sì. Perché purtroppo? Perché è arrivato anche il sindaco, però non è colpa di chi suona se la gente sta attaccata, no? Ah, è arrivato il sindaco e vi ha fatto fermare? No, però ha detto di dire alle persone di stare lontani. No, sì. Però non è un problema nostro, cioè. Si erano un po' appiccicati. Sì, fu un po' di casino, però vabbè. E la seconda ho montato tutto e smontato perché è iniziato a piovere. Fantastico. Che miseria. Quindi? Però comunque, beh, intanto ho rotto il ghiaccio. Va bene, dai, sì. Grande. Non so quanti di noi qua dentro possono dire di aver fatto una serata in questi periodi. Io no. Io non ho fatto niente, io non faccio niente da gennaio. Mi sa che l'ultima l'ho fatta a gennaio. L'avrò fatta a gennaio, manco me lo ricordo. Pensa un po'. Beh, ricordo. Sarà da jazz? Fusion? Ah no, non è vero, ho fatto una festa privata, che cretino, ho fatto una festa privata un paio di settimane fa. Sì. Festa privata in centro a Milano, una roba da Shuri, bella, molto divertente. Da qualche ricone, sicuro. Ovviamente. No, ma non ve l'ho raccontato? Io non ho portato niente. Sì, l'ho raccontato, sì, l'hai raccontato. Non ho portato niente perché questo dentro casa c'aveva tutto. Piano a mezza coda, tastiera, chitarra con amplificatore, bassi vari, bassi, contrabbasso, basso, batteria con i piatti. Cioè tipo degli accastoni. Cioè quindi non l'hai manco montato? No, io ho portato le bacchette. Solo quelle ho portato. Nient'altro. Dove è andato Marco? Che è successo? Marco, ti abbiamo perso, sappilo. Serata comoda, insomma. Molto comoda, molto divertente, perché comunque abbiamo suonato di tutto, dal jazz al pop, pizzico di funky, ma proprio poco. Tutto con praticamente tutto con le spazzole. La batteria com'era? Buona, tipo gradimento? Era una bella batteria? Sì, era una soprano tenuta benissimo. C'aveva tre tom, un timpano. Io ho usato un tom, un timpano. Sì, un tom, un timpano. Piatti c'aveva, come Charlie, aveva una custom col piatto sotto, quello... Ah, Master Sound.
Eh beh, la custom lo godo io. C'è un volume Cavolo. allucinante quel piatto lì. C'è un volume pazzesco, cioè manco lo toccando fai non faceva faceva Perché c'è quello là a onda sotto, sì. no? Quello là a onda. Sì, No, io c'ho tipo quello là morbido, io c'ho quello là quello normale morbido normale. che è un favolo. Tipo il Sound Edge, come si chiama? Sound La Edge, sì. pasta. Sì, Cacchio, ma che però. volume ha il chic di quel piatto lì? È allucinante. Sì. Porca, cioè, faceva, addirittura mi dava fastidio quando suonavo con le spazzole, sentire quel chic così forte mi dava fastidio. Sì, perché io sono abituato a spingere con i piatti normali, invece questo appena toccavi faceva un chic tremendo, ma un sì. volume pazzesco. Poi avevo come crash una custom e un K custom, quelli, aspetta, com'è che si chiamava? Hybrid. K custom e basta. Quei vecchi piatti con la campana grossa. È il K Ah. custom con la campana grossa che usava Wacol negli anni 80. Capito, Quel il piatto lì. K custom, K sì, è il custom. sì, anni 80, sì, Sì. è bello, si sente bello cristallino, Sì, vero? sì, Suono sì. cristallino. Bello martellato, c'ha sta campana abbastanza grande. Io ce l'avevo una, L'avevo, ragazzi. l'ho venduto 2 anni fa. No, io l'ho venduto prima perché il mio faceva proprio schifo. Però Cioè, poi sai che poi rivaluti, ci sono dei suoni che poi dopo No, li no, vuoi il mio un'altra faceva volta, è proprio schifo. strano. Il mio faceva proprio schifo, sai perché? Perché quando io l'ho comprato ancora abitavo nelle Marche. E devi sapere che nelle Marche nel 1984-85 non è che andavi in negozio e c'aveva 6K custom da Perché scegliere. quello devi in base al peso, no? In base al No, io peso. semplicemente gli ho detto al negoziante, io siccome ero patito di Wacol, gli ho detto mi serve il Charlie da 13, KZ, mi fa, e KZ non ce l'ho, KK. Quasi. C'è anche sta cosa, uno chiede e quello ti dà un'altra roba e tu la paghi anche. Che è un po' da scemi, no? Pago quello che voglio io, non pago quello che vuoi tu. Il K custom quindi mi ha fatto arrivare questi piatti, ma non è che me li ha fatti scegliere. Questo è arrivato e questo ti tieni. Ma io all'epoca non sceglievo perché non ero, non sapevo nemmeno che si potesse, cioè che fossero diversi. Cioè No, è che. tutto di ogni piatto è diverso. Infatti io non Sì. compro mai piatti su internet. No, no. Guai, Non esiste impossibile. proprio. No, no, Non no. esiste proprio. Ma su internet puoi comprare una pelle, toh. Sì, la Giusto la pelle, pelle. le bacchette. A proposito, ho comprato le bacchette finalmente della Scott Johnson. Ora mi arrivano su Amazon. Ah, ecco cane, hai preso. Se. La Promar, ma non le fa più la Vic Fit, li fa la Promar. Ah sì? Ha Sì. cambiato. Infatti io cercavo Vicky Fit Scott Johnson, alla fine vado a vedere, Scott Johnson è passato alla Promark e ho comprato quello. Ma il modello è uguale, sempre sta forma la Non stessa. è bianco, è Ah no, color non è legno con bianco. le cose blu. Carina, molto carina. Nemmeno quello di. Nemmeno quando faceva la Wegfert era bianco, era il color legno normale. E mi deve arrivare anche il coso. Su Amazon l'ho comprato il Nard. Ah, c'è adesso? Sì. E mi Fantastico. deve arrivare, già è una settimana che Invece a te, l'ho. Sandro, dove l'hai preso tu? Però su quel link che avevi messo te, che ti aveva dato quel Arezzo, ragazzo, Arezzo, Arezzo, sì, mi ho Arezzo. aspettato quasi un mese, mi è arrivato ieri mattina. Bene. Dai, Sì, che tanto Arezzo, lì. bravo. Ah, Sai che costa, su Amazon costa meno comunque, costa 5 euro in meno. 5 euro in meno Comunque rispetto Amazon al anche lì è negozio. troppo buono. È Allora, che te ne su Amazon fidi? non c'era, fino a poco tempo fa non c'era. Cioè, non si Infatti trovava, ci ho io ho cercato guardato. io. Ci ho Sì. guardato e c'era, ho detto ok, perché a me è più facile su Ah Amazon, sì, c'ho c'ho tutto Prime. già fatto, capito? Ah sì. Allora io quando C'è l'ho preso Arezzo, un su casino, Amazon, Arezzo. Io ho aspettato tanto. su Amazon l'ho preso perché ci sono andato a guardare sapendo che non c'era, invece una copia ce n'era. L'ho preso, dopodiché era esaurito. Ce n'era proprio una. E si vede che Ogni hanno tanto qualcosa ti ricomprato, arriva, l'avranno sì. ricomprato. Non lo so. Se no, della Wegfert, sai qual è un'altra bacchetta da marching band ancora più tozza, cioè più tosta della Scott Johnson? È la Scott. Giorgioi. È bianca. È bianca laccata. Giorgioi
Giorgio, una roba del genere. È Big Firth. Big Firth. Big Firth. La forma è simile alla Scott Johnson, è un po' diversa la punta, ma pesa ancora di più. Cioè, che già la Scott Johnson è un macigno. Questa ma infatti, qua la voglio provare. Vedi com'è. Secondo me mi scasso. Io queste qua, questa della Mr. Drum. Ma infatti io volevo. Ma te le fai fare te? Sì, sì, le faccio fare. Fare. Questa è un'imitazione magari... della Scott Johnson, però io gli ho chiesto un peso più leggero. Perché il peso che lui faceva era uguale alla Scott Johnson, e cioè ti spacchi le mani. Cioè, non è mio interesse farmi del male. Interessa avere un po' di peso in più. No, ma è solo per il pad, solo, sulla batteria. Io uso le GED. Addirittura che salto, ragazzi. Ma ho scoperto un'altra marca bella, leggera, bella. Non mi ricordo il nome, è una casa italiana. L'Antec piuttosto che Facus. Oppure ci sono le... No, non è Facus, però è italiana e c'è un nome strano. Drum Art, force? No, Drum Art ce l'ho, quella ragione. Pure sono belle, però non sono bilanciate bene quelle lì. È strano. Prova se riesci a trovarle, forse più dalle tue parti giù, le Rollem, che prima si chiamavano Roll. Ah, Roll, sono di giù, sono di Napoli. Sì, sì, sì. Io usavo le Roll, prima di queste, io usavo le Roll, che mi piacevano da matti, mi aveva fatto... No, ma lavora bene la Roll la fa, mi sembra, è una ditta giù che fa anche le corde per chitarra. No, all'epoca faceva solo bacchette, poi è sparita e quest'anno, l'anno scorso è ritornata, non si chiama più Roll, ma si chiama Roll-M, Roll apostrofo M. E se le bacchette sono uguali a quelle che faceva me, erano molto belle. A me piaceva. Alla fine, ho sempre bazzicato la Big Firth. sempre Big Firth sono andato a finire. Perché tu non hai problemi di scivolamento? No. No, io sì. A me, anche se mi suda la mano, cioè, oddio, tanti anni fa sì, ma ora no. Non mi fa niente. Non riesco a attaccarla bene senza farla scivolare. A me invece la Big Firth mi scivola. La Promark non ti dico, il legno della Promark è sapone per me. Ah sì, la Promark? La Promark mi scivola. Ha fatto quelle bacchette proprio ruvide, ruvidissime. La Millennium. Non l'ho provata. Millennium 2. No, io all'epoca provai, quando andavo da Lucky Music, le provavo tutte per vedere quella che mi attaccava. E mi attaccava solo la Regal, perché era laccata. Bella la Regal, grande bacchetta la Regal. Bacchetta laccata, sulla pelle. Vai Joy calato. Fa la colla proprio. Non so perché, ma la laccatura mi fa la colla. Cioè mi si appiccica la mano. Quindi quando io sono passato a Roll, io ho detto, perché lui mi ha contattato, mi ha detto, ma perché non usi le mie bacchette? Perché no? Però io ho detto, ho una condizione, me le devi far laccate come le Regal, perché sennò mi scivolano. E lui ci ha messo un po', perché la laccatura ha dovuto fare tipo 5 bagni. Al quinto bagno di laccatura mi si attaccava. Sennò il legno si ciuccia la laccatura e fuori non rimane più nulla. Per cui tornava a essere liscia. E io gli chiamavo e dicevo Alfredo, chiamavo Alfredo. Alfredo, non appiccica. Non appiccica come le Regal. Vabbè, farò due giri, e mi mandava un prototipo. Non appiccica. Alla fine mi fa, cacchio, è aumentata di peso da quanti giri gli ho fatto fare dentro la laccatura, dentro fuori. Non fa niente se aumenta di peso, l'importante è che appiccica. Quando poi è sparito Roll, io sono passato a Mr. Drum, mi ha dovuto fare questa è cerata. Chi ce l'ha questa qua? Chi di voi ce l'ha? È cerata, giusto? Sì, sì, sì. È la cera dei mobili, eh? Wax. C'ha un nome un po' particolare, si chiama Sex Wax. Non voglio sapere niente, cioè si chiama così. Però è la cera per i mobili. Ok. Chissà che cera è, va. La cera si chiama così. Se tu la cerchi su Amazon, è cera per i mobili, eh? Però si chiama Sex Wax, no?
Non so se magari ha anche un secondo uso, probabilmente. Secondo me. Sì, ma non, secondo me non è una buona idea perché appiccica, capisci? Secondo me non è una buona idea da usare per il secondo scopo. Va bene, allora, facciamo, facciamo il check delle figure ritmiche, perché adesso, oltre ad avere le terzine di sedicesimi, la prima riga, le sestine, poi abbiamo anche le situazioni tipo ottavo, terzina di sedicesimo, nonché il contrario, terzina di sedicesimo, ottavo. È la sette? Sì, sette. Check, figure ritmiche. Lettura sette. Ah, aspetta, allora devo prendere un attimo, cioè, il libro di là, perché io ce l'avevo, c'è un sette che non riesco a, non, cioè, non sono riuscito a stamparlo e ce l'ho qua davanti al computer. No, ma prendi il check. Il check è solamente le figure. Il check non lo vado a prendere. Vabbè. Allora, quello che vi faccio notare è che cosa conto in base alla figura. Cioè, nella prima riga, ok, conto le due terzine contando tutti i sedicesimi, ma metto sul primo e il quarto numero end. Ok? Se la velocità me lo consente, conto anche le due note in mezzo e le chiamo ta-ta, semplicemente. Qua ho scritto, sì, ta-ta. In inglese è tu-tu, però tu-tu non mi piace, perché poi si pronuncia ta, t-u-h. Quindi noi la pronunciamo un-ta-ta, en-ta-ta, du-ta-ta, en-ta-ta, un-ta-ta, e diamo questa spintina, un-ta-ta, en-ta-ta, un-ta-ta, en. Ripeto, non così. Un leggero accento per far sentire i due gruppi da tre. Quando invece andiamo nella sestina, il numero delle note, la distanza rimane la stessa, cambio modo di contare e anche quale nota accento leggermente. Quindi accenterò la prima, la terzina. Un enda, due enda, tre enda. Stranamente sembra più lenta, ma non lo è. Enda, punta, punta, ta, enda. Sembra più lenta forse perché conto solo gli ottavi, non conto un enta enta endu enta enta, ok? Cioè nel caso della sestina non conto tutti i sedicesimi, nel caso della terzina dei sedicesimi sì, non chiedetemi perché. Non ci ho pensato, l'ho presa così com'è, me la sono tenuta. Allora, terza riga, che succede? Che ho un ottavo e la terzina dei sedicesimi, quindi l'ottavo è binario. Quindi lo conteremo un i entata, quindi sarà un i entata, due i entata, tre i entata, qua i entata. Quando invece ho terzina di sedicesimi, ottavo, è il secondo ottavo che è binario, quindi è end a, quindi sarà un tata enda, due tata enda, tre tata enda, quattro tata enda. In pratica è le ultime due righe. Ok, le ultime due righe ci sono scritte proprio tutte le note. No, su questa qua mi sono esercitato già parecchie volte, sulla allora, sestina. La figura veramente antipatica è la 9, la riga numero 9. Cioè, è lo stesso, stessa posizione delle note. Perché la posizione note è la stessa della 3, ma il conteggio no. E anche il tipo di portamento non è lo stesso, perché esempio, se io faccio la 3, scusa, no, la 3, la 5. La 5 farò un i entata, tu i entata. Quindi se io sto zitto, quello che noi sentiamo è ok. Invece quando vi suonerò la 9, il suono sarà questo. Ah sì, vero, sì. Ora la 5. 9. Cinque. Ok? La posizione nel tempo delle note è la stessa. E quale do risalto e quale no che cambia. Per cui quando io conto e su una terzina di, su un ottavo e una terzina di sedicesimi conto un i entata, tu i entata, sotto conto
2 and 3 and 4. La difficoltà qui sta nell'andare a suonare quella nota che sta in mezzo a and da. Un and da, due and da, tre. Devo andarla a prendere. E all'inizio può risultare antipatico perché mi viene da suonare dove conto. Ok? Invece devo stare attento. Un and da, due and. In pratica la mia destra fa un and da, due and da, tre da. La sinistra riempie. Un and da, due and da, tre and da. Quindi quello che risalta è uno shuffle. La 11, stesso lavoro al contrario. Un and da, due and da, tre and da, quattro and da, un and da, due and da, tre and da, qua and da, un and. Capito dov'è la differenza? Se io invece torno alla 7 sarà un and, tutta ta and, tutta ta and, ta 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 ta. Perché si suona subito, perciò, perché la quarta nota la suoni subito. No, la posizione delle note è la stessa, è dove appoggio, dove io appoggio sul numero e sull'end. Esatto, invece la numero 11 ok, è l'appoggio che non è uguale. La posizione è la stessa. Appoggio. Ok? Questa è la differenza quando trovo il numero 3 e quando trovo il numero 6. Conto diverso, appoggio diverso. Cioè metto in risalto note diverse. Se no sarebbe tutto uguale. Che differenza ci sarebbe fra questa? E questa nessuna, cioè se io suono tutto a drum machine come una batteria elettronica, che io pensi binario, che io pensi ternario, non cambia niente. Lei suona sempre ta 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 ta, anche se io penso una volta binario, una volta ternario, se io suono tutto uguale non cambia niente. Invece il modo di scrivere 3 o 6 mi indica dove vado ad appoggiarmi, altrimenti sarebbe identico e sarebbe inutile, tra l'altro. Questo qua si può fare il bolero con questo. Il bolero lo fai con ottavo terzina, però. Sì. Non con la sestina, Sennò non... Se tu gliela suoni con la sestina... No, con la sestina no. Con la sestina gli fai del male proprio. Io proverei a fare... Vediamo il cerchio quanto è lungo, una pagina. In teoria io ho una pagina, aspetta, io ho fatto, sono arrivato anche al 12A e esagerato. Check figure ritmiche della 7, io ho una pagina sola, poi ho il check dei sistemi di conteggio che è lungo, quello è il sistema di conteggio, sta scritto, sì. Aspetta, sì. Io ho sistemi di conteggio, c'ho quella lì del 7, sì. Allora, questo è questo. Check. Lo studio 2 sistemi di conteggio. Esatto. Due pagine. Mentre il check unit 7 studio 1, io ne ho 3. Io uguale, ne ho 3 anche io. Porca miseria. Come stampate? Aspetta, In realtà con la scritta check a me mi manca il 7, strano. Sono tre uni, cioè tre studi. Almeno io ce l'ho tre, poi. Io invece lo studio 1 per me è check delle figure ritmiche, lo studio 2 i sistemi di conteggio, lo studio 3 la lettura. Esatto. Sì. Anche per voi è così? Sì, sì. E quindi lo studio 1 quante pagine è? Tre pagine. Io c'ho 1, 2, 3. Che una Ruggero no, quattro. Le avevi anche rifatte. Ho quattro pagine, però non sta scritto check.
strano. Eh sì, in effetti sono un po' pochi come. Eh sì, c'è molta più roba qua dentro. Aspetta, vado a prendere il libro, magari mi è rimasto attaccato nel libro. Io devo fare una. Pagina sola. Voi sulla pagina 3, perché io ne ho due pagine 3 diverse. Una che l'ultima riga è 47 e una con l'ultima riga 49. No, io sono 47. 47 anche io. Ok. Perché mi ricordo che l'aveva rifatta Ruggero l'anno scorso, aveva pure. Sì, se allora, non vai. Lo stesso errore ci sarà stato l'anno scorso che io non forse ho guardato. Forse nel corso c'è, ma non ho guardato io. Sì, se l'avete stampato lì deve esserci. Beh, ma ce l'ho dell'anno scorso io, Ruggero, dell'altro anno non mi ricordo. Dove esiste? Allora, vedremo se sei. Studio 2. Allora, studio 1, ho capito che c'è una pagina sola. Invece lo studio 2 che sono è due pagine e l'altro due no? E lo studio 3 è due pagine a sua volta. Ritorna? Allora a me manca il check. Manca la. Io ho il check da una pagina sola, invece deve essere da 3. Bravo, 7 più. E allora me lo vado ad aprire qua. Allora si vede che è andato a finire un'altra parte. Uè Frank! C'è Frank connesso. Frank Gambale? Sì, certo. No, Frank Sinatra, scusa. Addirittura. Beh, ragazzi. Comunque, l'altra volta abbiamo fatto lettura semplice, però sono arrivato al 12A. Beh, l'ha finito. No, integrazioni, fino al 12A. Beh, il 12A è. Cioè, te lo sei fatto tutto praticamente. Ti sei sì, ho fatto il 12A che è una cosa allucinante. Cioè. La Unit 12? Sì. È terrificante. Allora, è terrificante, però è la più bella che c'è. È tosta, infatti, anch'io ci ho messo un po' a ingranare. Ah, sono. L'ho fatta tipo a 90, 80. Però, non so perché mi svegliamo la mattina. Sì, cioè ci sono le semiminime e le minime terzinate. È bellissimo però. Allora, vediamo. No, se il check sul sito ha tre pagine. Sì. Allora io non so perché non l'ho stampato. Cioè ho stampato una pagina sola e le altre due chissà che fine hanno fatto. Adesso sto cercando di andare sul sito, almeno me le tiro giù e me le apro qua sul computer. Spero. Sto facendo una migrazione, sto togliendo tutto da Teachable. Perché se no avete due account, due carte di credito, cioè due di tutto, che palle. Allora, e io pago due piattaforme uguali e non ha senso. Quindi adesso piano piano sto spostando tutti i corsi. Chi ha accesso alla membership, quella livello avanzato, vedrà che adesso c'è un Fondamentali Gold Bundle, mi sembra che si chiama. Già guardato tutto, sì. E sta apparendo, è apparso Polsi e sta apparendo Accenti, giusto? Sì, ecco, io ce l'ho. Perché ce poi l'ho alla fine tolgo Teachable, così almeno avete un solo account, la carta di credito lì, tutti i vostri dati stanno lì, in un unico account, se no veramente mi sta facendo impazzire sta cosa, perché poi giustamente dice ma come ho cambiato la carta di credito non va, sì però se la cambi dentro Teachable e l'acquisto è stato fatto di là
I due sistemi non è che comunicano, per cui sono due cose separate. Sì, sono due cose separate, perché all'inizio, quando io ho iniziato, Kartra non c'era, non esisteva proprio. È nata dopo, e adesso sto migrando tutto di là, piano piano ce la potrei anche fare. Allora, adesso ho stampato, aspetta che lo scarico. Sì, ecco, 1, 2, 3 pagine. Oh, scarica, che così almeno... Voilà. A che velocità vogliamo farlo? Solito 60 per cominciare? Sì. Allora, scrivania. Ok, ce l'ho. Questa qua mi ricordo la prima volta che l'ho iniziata, assimilata, stavo qua fatta tanta fatica, che non conoscevo niente, sta unit qua me la ricordo ancora. Questa è una di quelle, le prime fastidiose. Sì, questa qua sì, Allora, io mi apro due pagine, che la prima ce l'ho, sempre forse, perché qua mi pare che... Eccolo qua. Allora, 60. Così vediamo, se poi magari viene bene lo facciamo anche a 70. Pagina con una mano. Allora, vado. Quindi mi metto tutti in mute. 60. Facciamo... Io non ho ritornelli. Voi avete ritornelli ogni riga? Sì. E allora li facciamo. Ok. Uno, due, tre, quattro. E ripeto. Seconda riga, sestina. Cambio sistema. Terza riga, qua, trenta, un, i, e, tata, tu, i, e, tata, tre, i, e, tata, qua, e, tata, un, e, tata, tu, e, tata, tre, e, tata, e ripeto, e, tata, un, e, tata, tu, e, tata, tre, e, tata, qua, e, tata, un, e, tata, tu, e, da sotto, e, tata, qua, e, tata, un, tata, enda, tu, tata, enda, tre, tata, enda, qua, tata, enda, un, tata, enda, tu, tata, enda, enda, qua, tata, enda, ripeto, seconda riga, seconda pagina. Un enda, due enda, tre enda, qua enda, un enda,
tre enda, qua enda, un enda, due enda, tre enda, enda, un enda, due enda, tre enda, enda, un enda, due enda, tre enda, qua enda, tutta ta enda, tutta ta enda, tre ta ta enda, quattro ta enda, tutta ta enda, tutta ta enda, tre ta ta enda, ta enda, ta tutta ta enda, tutta ta enda, tre ta ta enda, quattro ta enda, tutta ta enda, tutta ta enda, tre ta ta enda. Qua ci torniamo, eh? Un i enda, due i enda, tre i enda, quattro i enda, enda, due i enda, tre i enda, quattro i enda, un i enda, due i enda, tre i enda, tre enda, un i enda, due i enda, tre i enda, quattro i enda, un i enda, due i enda, da qua i enda, un i enda, due i enda, tre i enda, qua i enda, un i enda, due i enda, enda, qua i enda, un i enda, due i enda, tre i enda, qua i enda, un i enda, due i enda. Qui togliamo i ritornelli, dai, roba che sappiamo. Da sotto, 4 enda, 1 enda, 2 enda, 3 enda, qua enda, 1 enda, 2 enda, 3 sotto, enda, 1 di enda, 2 di enda, 3 di enda, qua di enda, 1 di enda, 2 sotto, di enda, qua di enda, 1 di enda, 2 di enda, 3 di enda, di enda, 1 di enda, 2 di enda, 3 di enda, di enda, 1 di enda, 2 di enda, 3 di enda, 4 enda, 2 enda, 3 enda, 4 enda, 1 enda, 2 enda, 3 enda, 3 enda, 1 enda, 2 enda, 3 enda, 4 enda, 1 enda, 2, 3 enda, 4 enda, 1 enda, 2 enda, 3 enda, 4 enda, 1 enda, 2 enda, 4 enda, 1 enda, 2 enda, 3 enda, 4 enda, 1 enda, 3 enda, 3 enda, 1 enda, 2 enda, 3 enda, 4 enda, 1 enda, 2 enda, da qua enda, 1 enda, 2 enda, 3 enda, enda, 1 enda, 2 enda, 3 enda, qua enda, 1 enda, 2 enda, 3 enda, qua enda, stop. Allora, ho combinato io casino nella seconda pagina, perché quando ho guardato il computer era piccolissima, infatti adesso me la ingrandisco e andiamo a prendere proprio quella parte antipatica, questa qua, la seconda pagina. Allora, la seconda pagina, quando mi sono accorto quello che c'era scritto piccolo piccolo, ho capito che stavo facendo una minchiata. Quindi la prima riga è un enda, due enda, inganna all'inizio quella pausa di sedicesimo. Nella seconda battuta è tutto più chiaro. Un enda, due enda, tre enda, enda, un enda, due enda, tre enda. Quindi il suono è questo. Enda, due enda, tre enda, qua enda, un enda, due enda, tre enda, qua. Quindi questo è abbastanza chiaro. E la seconda e terza riga che sono simili ma non uguali. Per cui la seconda riga, quindi battuta 19, ho questa specie di shuffle, però conto ternario. Sì. Quindi attenzione che io conto un enda, due, un enda, un enda, due enda, tre enda, 4 enda, 1 enda, 2 enda, 3 enda, 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 capito? Ta ta di ta 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 di ta 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 di ta 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 di ta, il suono è questo, ta ta di. Ok? Quindi non è uno shuffle. Lo shuffle è quella sotto. Quella sotto è 1 ta enda, ta tu ta ta enda. Questo è shuffle. Che comanda questa, quindi punta ta enta ta tutta ta enta ta tretta ta enta ta quattro ta. Invece sopra, attenzione, sopra la cosa difficile da fare sopra è dargli quell'accento lì. Aspetta, quindi ho un enda, due enda, un enda, due, un enda, perché gli accenti è un enda, due enda, tre enda, quattro enda, un enda, due enda,
capito, cioè io conto ternario, non devo farmi ingannare dallo shuffle, non devo fare un enda, due enda, enda, qua enda, e no, devo fare un enda, ah, cioè shuffle sotto e pensiero 4, però gli accenti, il portamento non è, cioè se io sto zitto, attenzione, non è questo. Questa è la terza riga. La seconda riga è... è zoppo. È uno shuffle zoppo. Se torno, invece, se vado alla terza riga, diventa... e allora è proprio shuffle. Però sono terzine di sedicesimi. Mentre nella seconda riga sono sestine. Tanta, tanta, tanta. Io ci metto la un, quando per contare bene faccio la un, tanta. Puoi fare un tatta, un tatta, un tatta, tu tatta. Oppure conti la pausa come vuoi tu. Però vedi che conto un e, due e, tre e. L'altra invece è un enda, due enda, tre enda. Farlo così, senti dove stanno gli accenti invece che la posizione delle note è la stessa, questa. Cioè se io faccio tutto piatto, meccanico, è così. Ta 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 ta. Batteria elettronica. Terzine di sedicesimi. Sestina. Ok? C'è differenza, eh? Una è ternaria e una è binaria. Quindi una è shuffle, l'altra no. L'altra è quella ternaria della terzina d'ottavi, non è shuffle. Non ho il meta, non ho l'half time shuffle in mezzo, perché non ho l'accento in mezzo. Ternario è meglio sempre appoggiarsi, appoggiarsi. Aspetta, sì. Non ho capito, aspetta che spengo un attimo. Ecco. Dicevi Marco? No, confermo quello che dici, se sul ternario se è proprio ti appoggi sull'1 e fai sentire il 3, invece sul binario c'è... sul binario appoggio 1 e è correttissimo quello che stai dicendo. Ma allora, me l'hanno spiegato così, io prima che me lo spiegassero le suonavo tutte e due nello stesso modo, cioè per me 6 e 3... Io l'ho imparato appunto in conservatorio, prima suonavo tutto uguale. Poi invece te lo spiego, dici, ma allora... Pochi ti spiegano perché magari non li sanno neanche loro, no? Non all'epoca. Può succedere, ormai si sa. Infatti noi siamo un po' vittima dell'ignoranza perché da noi arrivavano quelli che studiavano o in conservatorio erano pochi o quelli che studiavano in America erano pochi e quindi quando tornavano in Italia, a parte bisogna vedere cosa si ricordavano perché c'è sempre il filtro, no? C'è anche questa cosa molto interessante. Hanno fatto uno studio molto interessante. L'hanno fatto su una forza vendita. Poi adesso, appena ve lo racconto, riuscite a traslarlo subito nel nostro ambiente. Cioè hanno cercato di capire come mai certi venditori di certi punti vendita vendevano molto di più di altri in punti vendita diversi. Pensavano che fossero le capacità del venditore. Dice, questo è più bravo, quello è meno bravo. Li hanno invertiti. Sai che è successo? Che quello che di qua vendeva di più, quando è andato di là, vendeva uguale a questo di qua. Perché non era tanto le competenze, la bravura del venditore, che sì ci stanno, ma a parità di competenze è l'ambiente. Cioè quelli che lavoravano nel negozio, nei punti vendita in centro, vendevano di più e meglio perché era l'ambiente che era diverso. Quindi quando tu studi o suoni, io l'ho traslata nel nostro ambiente, quando tu studi o suoni in un posto che il tuo ambiente non è stimolante, sai che fai?
ti appiattisci a quel livello. Se invece tu stai in un livello, anche se non sei tu a quel livello, ma se stai in un ambiente stimolante, tu vai su. Ecco, infatti, per... il periodo che credo che l'hai fatto, che hai fatto tu, che sei andato in America, che era all'inizio anni 90, mi pare, no? Sì. C'era un mio amico che non so se conosci, Luca Bortoluzzi si chiama, un batterista, adesso viene, e anche lui credo abbia fatto lo stesso scuola che hai fatto tu, più o meno, quegli anni là. E mi ricordo, quando è arrivato, mi ha portato un sacco di nozioni che qui erano sconosciute, ovviamente, no? Ed era gasatissimo. Poi, stando qui, mi diceva pian piano quello che hai detto tu, perché non hai lo stesso giro, non hai gli stimoli, non hai colaiuta che suona sul locale a fianco. Quindi allora, è verissimo. Io questo discorso l'ho fatto in maniera approfondita con Giorgio Zanier. L'abbiamo fatto non durante una diretta, su una telefonata. Dice, ma ti sei accorto che c'è un sacco di gente che va a studiare in America, alla Berkeley, no? Vabbè, io ho fatto il Musician Institute, che era un corso di un anno, ma alla Berkeley è un corso di 3-4 anni. Che fine fanno quelli che si laureano alla Berkeley e tornano in Italia? Perché spariscono tutti nel nulla? Perché se ogni... Allora, quando ho fatto il Musician Institute, io di batteristi italiani eravamo 5. No, aspetta, 1, 2, 3, 6, 7 eravamo. Dove sono andati? Lo stesso anno che mi sono diplomato io, ci siamo diplomati in 7. Dove sono? Io i nomi e i cognomi me li ricordo, ma in giro non li vedo. Se alla Berkeley si diplomano 10 italiani ogni anno, vabbè, magari qualcuno resta. Diciamo che in Italia ne torna indietro 5. Ogni anno noi dovremmo avere 5 mostri in giro per l'Italia. E invece non ce li abbiamo. Perché? Ma sai che io sta domanda, io ho investito, io, la mia famiglia ha investito un patrimonio per farmi studiare là. E quindi anche le famiglie degli altri, perché il prezzo è uguale. La Berkeley 10 volte tanto. Cioè, com'è possibile che uno fa un investimento del genere e non riesce a sfruttarlo quando torna qua? La risposta è, tanto siamo collegati in pochi, è che è l'ambiente qua che ti schiaccia. Cioè, io quando sono tornato ero carico a molla, cioè ero un vulcano, capito? Come prende, cioè cominciamo, no, perché sai, puoi fare questo, facci quello, cioè poi suoni, cioè poi applichi. A un certo punto mi hanno detto, ehi, bimbo, calmati. Alla fine vieni visto come un esaltato da quelli che sono qui. Bravo. E allora tu a un certo punto cominci a guardarti intorno e dire, mi guardano male. Mi guardano come se fossi un pazzo. Uno, mi guardano come un super presuntuoso. Cioè, io volevo condividere, invece alcuni la prendevano come te la tiri. No, io non volevo tirarmi, io volevo, guarda, ho imparato sta cosa, te la faccio vedere. Noi batteristi siamo fatti così. Oh, ho imparato sta roba, guarda, lo facciamo. Ma i chitarristi so che lo fanno un po' meno. Ho imparato una cosa nuova? No. Sei stato in America 3 anni e ho imparato niente? No. Cazzo hai fatto 3 anni? Niente. Invece i batteristi sono così, appena imparano una roba chiamano, oh, ho imparato sta roba, guarda che figata, e te la fanno vedere, no? Siamo fatti così, si vede che siamo animali condivisivi. E invece quando ti accorgi che questa cosa intorno a te dà fastidio, allora cominci a... Solo che a forza di, alla fine, rischi anche di andare giù. Non solo di livellarti, ma di andare in depressione. Cioè, altrimenti non si spiega dove sono finiti i miei 6 compari. Uno lo so dov'è, perché lo vedo su Facebook, so dov'è. Gli altri non so dove siano, non ho idea. Per cui, quando ho letto questa cosa, ho capito che l'ambiente, a parte che l'avevo già capito prima, ma l'ambiente... Cioè, tu pensa a un americano che, anche se non studia alla Berkeley, ma sta in un ambiente, capito? Tutte le sere andava a vedere Buddy Rich, tutte le sere poteva vedere, una sera Buddy Rich, la sera dopo, se abiti a New York, Los Angeles, Boston, le grandi città, lunedì passava, parlo degli anni 70-80, la sera passava Buddy Rich, la sera dopo passava, che ne so, i Led Zeppelin, la sera dopo passava
Nicola Jutta. La sera dopo passava, cioè tu ogni sera, se avevi i quattrini per andare ogni sera, magari sempre nello stesso locale, tu ogni sera vedevi da qui a lì i mostri, e la settimana dopo, magari il mese dopo, li rivedevi, perché non è che passano, cioè questi in Italia venivano forse una volta l'anno, forse, e se venivano lontano da casa tua eri fottuto. Io abitavo nelle Marche, questi venivano ovviamente dove? A Milano, perché quando tu fai, cioè l'Europa è fatta così, no? C'è un blocco grosso e poi c'è una strana protuberanza che è l'Italia. Quindi quando fanno i tour, Spagna, Francia, l'Italia fanno così, Milano, e poi escono. Fanno Milano, Svizzera, e poi continuano, che ne so, Austria, vanno, e poi vanno verso l'est se devono andare, oppure girano e vanno su, Germania, Inghilterra. Per cui se tu abiti nel centro-sud sei fottuto, perché i tour fanno, lambiscono l'Italia al nord, è difficile che scendano giù a Roma e anche più giù. Era difficilissimo, anche perché immagina quante spese può avere i tour di una volta con magari 7-8 tir che devono fare, che ne so, Chiasso, Como, Milano, scendere giù fino a Roma, perché in mezzo non fai nulla Milano-Roma. Non è che fai, che ne so, Milano, Firenze, Bologna, Roma. Questi facevano eventi talmente grossi che il rischio era Milano, Roma e via. E poi da Roma via. Fuori, che spese avevano. E vi dirò di più. Il nostro insegnante di Funky, al Musician Institute, era un tastierista che si chiamava Tac qualcosa. Era il tastierista di Prince. Una roba così. E quando io, noi eravamo due o tre italiani, abbiamo detto, ah, noi siamo italiani, voi da dove venite, sai, ah, italiani, e lui fa, era già incazzato, dice, porca puttana, perché lui si ricordava che quando è venuto con Prince, no, non era con Prince, forse era con Prince, o con un'altra band di queste grosse, venne a suonare a Napoli e non trovarono più gli strumenti, camion svuotati, cioè hanno trovato i camion svuotati. Per cui, croce, col cacchio che vengo più in Italia, amico. Sei mute, Max, aspetta. Devi smutarti, Max. Ecco. Capito? Quindi questi fanno di tutta l'erba un fascio. Vengo una volta in Italia, mi svuotano tutto, che comunque è fastidioso. Direi. Il Pink Floyd a Pompei. E gli tagliamo sempre la corrente, la sai la storia. E per protesta suonano solo loro a Pompei, solo loro. La storia dei Pink Floyd a Pompei fa ridere, perché questi sono arrivati dall'Inghilterra pensando di fare quello che volevano. Ah, io vado a Pompei, monto la roba. Per esempio, non si erano accorti che a Pompei non c'era la corrente elettrica. Quindi quando sono arrivati con la spina, con la presa, hanno detto, vabbè, dove l'attacco? E quelli hanno guardato, guarda che qui è un anfiteatro, cioè non c'era la corrente elettrica. Dove cazzo l'attacco? E questi sono rimasti di merda, ma come? E noi come facciamo a fare sto lavoro senza corrente? Hanno tirato un cavo da Pompei a Napoli, chilometri di cavo che ogni 3x2 qualcuno, zac! No, ma è impossibile, secondo me no, ti dico che è impossibile perché la conosco molto bene Pompei. Hanno preso la corrente dalla cittadina di Pompei normale. Comunque, gli tagliavano la corrente in continuazione fino a che non hanno capito che se volevano fare sto lavoro dovevano pagare qualcuno che tenesse d'occhio sto cavo. Ok, quindi questi qua si fanno delle idee che mo tutta Italia è così per un episodio, per cui non vengono più a suonare in Italia. Attenzione. Per cui, tornando a noi, che fine fanno questi qua? È l'ambiente. Perché noi, i grandi, io praticamente questi nomi grandi io non li ho mai visti. Cioè io Buddy Rich mai visto in vita mia. Ho visto The Weckl un paio di volte da lontano. Un paio di volte. Che ci fai? Una volta Billy Cobham da lontano. Cioè i grandi se venivano, poi li ho visti perché stavo a Milano. Perché fino a che sono stato nelle Marche non ho visto niente. Niente. Cioè io fino a 17 anni non ho visto niente. E che con chi me la prendo? Che faccio? Vado da mia madre e dico, che cazzo allora. Eppure le Marche sono belle. E sono belle, ma i concerti non c'erano, non ci sono i posti grandi, non ci sono i locali, non ci sono i club. Ho visto parecchi, a Napoli ho visto un sacco.
Eh sì, Beh, già Weigel Napoli era di poteva casa, essere. Napoli era proprio di casa, Weigel, Ghedde, sempre. Però questi fanno i locali, ok? Quindi se tu c'hai in una città grande come Napoli i locali e c'è una tradizione bella, come c'è a Napoli per il jazz, piace perché comunque è una città Fusion e jazz, semi-americanizzata. ne voglio in Napoli, sì. Napoli è una città semi-americanizzata perché ci sono state le truppe della NATO, forse ci staranno ancora. Per E cui. tu, all'epoca c'era Tullio che incominciava a fare l'americano. Esatto. Tuvo fa L'ho l'americano, visto un sacco di volte. c'era Sì, coso sì. lì, Chi come si chiama? Oddio. Dai, Tuvo fa con... l'americano, Carosone. Ah, Caruso, grande Cioè, Carosone, capito? grandissimo. Però nelle Marche nulla, cioè niente. No, io non ho visto niente per 18 anni, io non ho visto niente. Ho visto all'Arena Gigli lì a Porto Recanati sul mare, Bella Porto Recanati, bella. ho visto i Rockets, vi I ricordate quelli? Rockets, quelli là, i tedeschi. No, Tedeschi. francesi sono francesi, quelli tutti pitturati, ti ricordi? Sono francesi, pensavo che Francesi. erano. No, sono Pensavo francesi che erano e a tedeschi. metà concerto ha cominciato a piovere, scolorivano, sono scappati. Eh sì, era all'aperto così, scolorivano, giusto? Stavo parlando del Eh sì, 78-79, ero piccolo, secondo me. piccolo. Poi ci ho visto Pino Daniele, il tour di Nero a metà con Agostino Marangolo. Agostino, grande Primo shock, il primo grande shock. E ci avrò avuto 10-12 anni, perché che anni erano? Nero a anche. metà. 80, era 80, 80. quindi io avevo 14 anni, infatti 13-14 anni. Sì, 14 anni, sì, no, 14, E ho visto la 66. PFM da piccolo, quando Diciocio faceva solo il batterista, quindi pre-Diciocio cantante. Fine. In 18 anni questi sono i concerti che io ho visto. Metti uno che invece è nato a New York, a Los Angeles o a Boston, che tutte le sere papà mi porti al club quello lì e cazzo vedi da vicino questi qua. Ti mostri. Cioè, capisci quando uno dice come mai gli americani sono più avanti di noi? Perché è No. l'ambiente, non è È il l'ambiente, talento, è non è quello, è l'ambiente. l'ambiente. Perché il talento non è loro, il talento è nostro, sono tutti italiani. L'abbiamo detto tante volte con l'aiuto a Ghedde, Infatti sono sono tutti tutti italiani, italoamericani migliori, tutti tutti con discendenza italoamericani. italiana. Per cui il talento è roba nostra, però da noi c'era questo. Però l'ambiente no. L'ambiente non c'è Eppure niente da fare. siamo nel paese più bello del mondo. Noi Ma siamo il come paese, business, non so se ti sei fra nord accorto, e ma sud siamo più siamo il coglioni paese del più che mondo. c'ha tutto. Ci abbiamo tutto noi, tutto. Sì, abbiamo Aria tutto. buona, mangiare, bei Max. paesi, migliori, cioè tutti, le Fermati. piante del mondo, cioè, Fermati. Ho il capito? mare più Il bello nostro del mondo. problema è che noi su certe cose, il business, non abbiamo proprio capito come si fa. Mentre Ristretti. loro sanno fare molto meglio il business che l'arte. Prendono la nostra arte e ci fanno un business sopra. Ci fanno il business, Hai capito? sì. Cioè la musica da loro è diventata un business talmente potente, ma molto prima che da noi. Molto prima. Per cui quando una cosa come quella è un business, è il loro interesse andare in giro a suonare, è il loro interesse suonare a un livello alto. Perché? Perché fai girare i soldi. Se una cosa non fa girare i soldi, arriva a un punto e lì si ferma come eccellenza. In Pensi che tutto, no? In tutto. Caruso negli anni 30 in America era Era la cioè, lirica. Eh sì. diventò miliardario. Cioè, qua, che faceva se stava a Napoli, Caruso? Perché? Niente. Sì, Perché gli era un cantante americani famoso, ma non. sono innamorati della lirica italiana, cioè Bocelli. Voi ve li ricordate il volo? I tre ragazzi? Cioè in Sì. Italia li sentite mai? Stanno No, ha fatto sempre. solo Sanremo e basta. Perché? Sai dove stanno? Sempre in America. Sempre Sempre in in America. America, sì, Sempre. li vogliono, li Ma li pagano, strapagano. anche se mi Fanno. sono antipatici una cifra. Sì, però fanno il Madison Square Garden, capito? Fanno la Royal Albert Hall. Che qua non Sì. farebbero, perché in America fischia la lirica italiana, sei visto e guarda Bocelli, guarda. Arbore, figa Arbore che negli anni 90 il top. Ma il nostro tenore Orcocana adesso, Pavarotti. Pavarotti, cioè Pavarotti Pavarotti, stava più là vabbè, che ormai qua. era americano Pavarotti. Sì, per cui è chiaro che là c'è un business diverso e ovviamente tu vai dove sta il business.
ma noi poveri comuni mortali, magari 14enni, 15enni, non è che mamma ciao vado a New York, ma dove vai? Cioè, stai qua. Però a 15 anni, perché era a Napoli, scusami, ho visto gli Iron Maiden. Iron Maiden, ricco cane, allora, avevo 15 anni, insomma, beh, come che Brian non è da meno, eh. L'unica cosa che vi posso dire è che al giorno d'oggi con YouTube e compagnia bella è vero che non li vedi da vicino, ma almeno li vedi, perché sì, prima sì, li sentivi nei dischi e potevi solo immaginare come diamine facessero certe cose, no? Sentivi Buddy Rich e dicevi, cioè lo sentivo, come facevi a sapere? Che so trapano. Come cacchio faccio? Quattro mani, sono in due, sai, sono in due, c'è uno dietro, tanto non lo vedi. Poi adesso che ci sono i vi, adesso ormai è una decina d'anni che infatti come vedi anche gli italiani sono cresciuti di brutto, senza andare in America. Il livello degli italiani è altissimo. Senza ci sono tanti ragazzi che suonano, ma suonano da paura dei ragazzini. Cioè, noi oggi non ce l'abbiamo più sto bisogno forte forte di andare in America, a studiare in quelle scuole lì. L'unica differenza rimane ancora l'ambiente in cui tu ti butti dentro. Cioè immagina, sì, la Berkeley, in Italia non esiste un ambiente così, se te lo puoi permettere vacci, per carità. Però senza la Berkeley in Italia comunque i musicisti italiani sono cresciuti, ma cioè guarda che i concerti americani, cioè, li randelliamo proprio. Anche se perché non vuol dire che se sei americano sei per forza più bravo di me. Non è così. No, no, non è. Non è così. Per cui, allora, io adesso farei questo, il check dei sistemi di conteggio, che se devo trovarlo, perché adesso non si sa che cavolo. Sì, è questo qua, ce l'ho. Sistemi di conteggio, studio 2, che è lungo. Studio 2, sì. Terzina dei sedicesimi e la sestina. Sistemi di conteggio. Due pagine. Due pagine, giusto? Sì. Sì, perché la lettura è due pagine. Sì, due. Allora, metto gli occhiali perché sennò qua... Perché devo prendere il caricabatterie, se mi sta... Allora, questo esercizio serve solamente a farci capire, prima di suonare con le bacchette, che cosa dobbiamo dire a voce. Poi, quindi quello che vedete sotto, infatti vedete che non è scritto sulla riga del rullante, ma è scritto sopra. È scritto sopra perché è la ritmica della voce. Noi in questo caso non dovremmo suonare nulla, dovremmo solo pronunciare a tempo quello che c'è scritto lì, con quella ritmica lì. Poi quello che noi faremo nella lettura invece proprio vera e propria sarà contare esattamente quello che faremo adesso, ma suoneremo delle cose che non sempre corrispondono a tutto quello che conto. Qualche cosa conto e non suono. Ok? Non so se mi sono capito in quello che ho detto. Sì. Ok, facciamolo, dai. Quindi solo a voce, metto il metronomo ancora a 60. Mi metto tutti in mute e cominciamo. Metto gli occhiali. 1, 2, 3, 4. 1, enda, 2, enda, 3, enda, 4, enda, 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 1, tata, enda, 2, tata, enda, 3, tata, enda, 4, tata, enda, 1, enda, 2, 3, enda, 4, enda, 1, tata, enda, 2, tata, enda, 3, tata, enda, 4, tata, enda, 1, enda, 2, enda, 3, tata, enda, 4, tata, enda, 1, tata, enda, 2, enda, 3, enda, 4, enda, 1, tata, enda, entata 3 i entata 4 ta enda un tata entata 2 tata entata 3 tata entata 4 tata entata 1 enda 2 enda 3 enda 4 enda 1 i enda 2 enda 3 i enda 4 i enda enda 2 enda 3 enda 4 enda 1 tata entata 2 tata entata 3 enda 4 enda 1 tata entata 2 ho sbagliato 3 enda 4 tata enda 1 i enda 2 enda 3 enda 4 enda 1 enda enda 3 enda 4 enda 1 i enda 2 i enda 3 i enda 4 enda 1 enda 2 da 3 enda 4 enda 1 enda
enda, un enda, due enda, tre enda, quattro enda, un tata entata, due tata entata, tre tata entata, quattro entata, un i enda, due i enda, tre enda, quattro entata, un i entata, due i entata, tre i entata, quattro i enda, un du i enda, tre enda, quattro enda, un i enda, du enda, tre i enda, quattro enda, un i enda, du enda, tre i enda, quattro enda, un i enda, du tata enda, tre i enda, quattata enda, un enda, du da tre enda, quattata entata, un enda, du enda, tre tata entata, quattata entata, un enda, du tata entata, tre enda, quattata entata, un tata enda, du 3 enda, 4 enda, stop. Mi si è asciugata la bocca, cavolo. Sì, ma l'unica cosa che ti impasticci un po' con le labbra. Allora, io ho notato su di me che non sono sempre precisissimo, a forza di cambia, binario, ternario, mezzo binario, mezzo ternario, a volte i miei numeri sono un pelo avanti, cioè tendo a correre un po', ok? Cioè un tata e tata tu i enda tre enda qua, quando dico i numeri mi accorgo che col click a volte arrivo un pelo in anticipo, perché a forza di cambia per recuperare evidentemente non suddivido con calma tutto per bene, ok? Quindi questo allenamento va fatto almeno un giretto, va fatto. Adesso leggiamo invece la lettura, quindi ricordiamoci che quello che abbiamo fatto adesso lo rifaremo con la voce, noi ci mettiamo le mani sopra, ok? Lettura 7, ecco, anche finito l'acqua, porca miseria. Mi sembra di essere nel deserto. Allora, lo rifacciamo a 60. Ecco, punto. E niente, lo suoniamo. Uno, due, tre, enda, quattro, enda, un, enda, due, enda, tre, enda, quattro, enda. Bel casino. Mandata? Sì.
bel casino. Ho fatto un casino all'inizio. È andata Marco? Con la coda dell'occhio ho visto che ti sei fermato. No, sei mute, aspetta. A un certo punto mi sono trovato, ma potevo avere non mi trovavo più quei fogli qua. Perché... vado a prendere una bottiglia d'acqua perché veramente sono. Guarda. Sono a riarso, mi si è formato del muschio. Ci sono stati dei punti dove io mi sono un po' incartato per via del fatto che quello che leggevo con quello che dovevo suonare, cioè quello che pronunciavo con quello che dovevo suonare, cioè, ci sono stati dei momenti che il mio cervello si è rifiutato, cioè ha detto o faccio una o faccio l'altra, lasciami in pace. Mi è successo tipo all'ultima riga, piccolo in cappallo. Eh? No, sì, appunto, però capisci che dove uno sbaglia, nel senso che adesso sicuramente credo di essere stato in dei punti, in svariati punti, abbastanza spreciso. E ecco, magari poi, non metto adesso che suoniamo, giusto, però un po' per capire. Adesso che lo suoniamo, lo senti anche se arrivi un po' prima, un po' dopo del click. Sì. Perché quando colpisci sul numero e sei in flam, ti accorgi, cavolo. Magari dopo una ventina di volte che lo fomo all'inizio. Allora adesso io lo farei un pelo più lento, tipo a 50, in modo che riesca a pronunciare meglio, perché un po' dopo un po' ti viene anche, cioè avete notato che se io suonassi contando così il mio respiro sarebbe cortissimo, perché devo prendere fiato così, e se suoni respirando così sei fottuto, non c'è, cioè il tuo corpo non ce la fa, cioè tu devi respirare tranquillamente, non puoi respirare così corto e rapido, quando suoni vai in affanno, cioè non ossigeni, c'è poco da fare. Per cui quando suoniamo, amici, non dobbiamo contare in questa maniera. Come si fa? Così. Io... conti qua. Cioè... devi contare qua. Ok? Perché se tu impari a contare ad alta voce, poi quando stai zitto, lui lo fa lo stesso il lavoro. Sì. Però lo fa in testa. Devo prendere questa abitudine a contare ad alta voce. Non lo faccio mai, lo faccio sempre interno. Non vale, devo dire le prime volte non vale, uno perché io, cioè se io sono l'insegnante potrei dirmi sì, mi fido, ma in realtà come faccio a sapere se lo fai o no? Per cui le prime volte va, ma sai perché? Perché quando tu esternalizzi, cioè lo dici a voce alta, cioè ti impegni a fare. Si capisce bene, un po' come la lettura di un libro, se lei diceva sì, a voce alta, ma vai più lento, però, è chiaro che vai più lento. Giusto, perché la lettura con gli occhi è un libro spacca, più rapida che la lettura ad alta voce. Dai, rifacciamola a 50 e poi ce ne andiamo a dormire perché sono le 10:30. Ok. Un po' più lento, così riusciamo a pronunciare meglio. Uno, due, tre, ienda, quattro, ienda, un, ienda, due, ienda, tre, ienda. 4 enda, 1 enda, 3 enda, 4 enda, 1 enda, 2 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 enda, 3 enda, 4 enda,
tre i enda, qua enda, un enda, du enda, tre 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 da qua enda, tutta ta enda ta tutta ta enda ta tre ta ta enda ta qua ta ta enda ta un i enda, du i enda, i enda, qua i enda ta un i enda ta du i enda ta tre i enda ta qua i enda, enda du i enda tre enda quattro i enda un i enda du enda tre i enda qua enda un i enda du enda tre i enda qua enda un i enda tutta ta enda tre i enda quattro ta enda un ta ta du enda tre enda quattro ta enda ta un enda du enda tre ta ta enda ta quattro ta enda ta un enda du ta ta enda ta tre enda quattro ta enda ta un ta ta enda ta du da tre enda qua enda stop. Molto meglio a 50, eh? Molto meglio a 50. Sì, si riesce più a ragionare. Esatto, riesci a guardare avanti meglio. Soprattutto è questo, sì. Guardare avanti meglio. Però, non è che si può leggere sempre a 50, a 60, eh? Se fosse a 80, che cosa dovrei fare? Asciugo, non posso più contare. Come si fa? Conti... Per esempio, quando è binario non conto i sedicesimi, conto gli ottavi. Cioè, la prima riga, invece che contare un i enda, conterò un end. Poi avrò due enda, tre end, qua end. Quindi la prima riga sarà un e due enda, tre e qua e. Più veloce sarà un e due enda, tre e qua e. Un enda, due enda, tre, quattro enda, un end. Seconda riga, enda, tre enda, quattro enda, un e due e tre e qua e. Le terzine dei sedicesimi non è più un tata entata tutta ta entata, ma sarà un e due e tre e quattro. Quindi sì, dove sì, per forza, perché sennò è sì. Quindi dov'è binario conto gli ottavi, quindi conto in due parti, dov'è ternario conto in tre parti. Ok? Ovviamente più è veloce e più devi guardare avanti, devi sbrigarti a guardare avanti, altrimenti non fai lo switch di griglia. Non fai in tempo a fare lo switch di griglia. Io quando arrivo tardi sul click è perché lo switch di griglia l'ho fatto tardi, ci ho pensato troppo e quindi lui si è la rotellina si è un attimo fatto zzz, e poi è andato. Cioè c'è sì, fa così. È quello che succede. Lui ci pensa e tu vai fuori. Ok? Vogliamo farlo per scherzo un giro a 80? Sì. Dobbiamo, così. Ragazzi, che... io devo scappare perché sta venendo troppo tardi. Ok, posso... dai, tanto fra 5 minuti abbiamo finito. Ciao. Ciao, buonanotte. No, ciao, ragazzi. Ciao, ciao. Facciamoci questo giro a 80. 80, dai, vediamo quello che succede. Che non è nemmeno così veloce. 80. Vado. 1, 2, 3 e 4. 1 e 2 enda 3 e qua e 1 enda 2 enda 3 enda 4 enda 1 enda 3 enda 4 enda 1 e 2 e 3 e qua e 1 e 2 3 e qua e 1 e 2 e 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 3 e qua e 1 e 2 3 e qua e 1
una carneficina è stata. Casinatissimo la vita. Una carneficina è stata. Però è bello così, solo che logicamente è più un fattore di studio, cioè questo qua si fa come studio, perché è impensabile che mentre stai suonando, cioè mentre stai suonando non puoi. Allora io sfido chiunque a darmi, se mi dai una parte così mi vuoi proprio male, cioè, non è, io non credo che esista una composizione musicale, no, delirante, è proprio uno così, è solo fare, studio, esatto. Al limite, se contare 1 e 2 diventa un casino, io tolgo ancora, conto solo i numeri e in mezzo mi affido alla grazia divina. Eh sì, conterò 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, eppure non è semplice. 4, 1, 2, 3, cioè capito, mi conto solo i numeri e in mezzo cerco di mettere in griglia quello che... Io penso che come precisione comincia a essere un po'... Però se salgo di velocità, capisci che se vado a 190, 100, non, 110... non ho decine, puoi, più, puoi fare più un tata de anta... No, ma nemmeno un tata e un tata. Cioè pensa in punti come la terz'ultima riga della seconda pagina, dove ho un quarto binario e uno ternario, un quarto binario e un ternario, ma in quello binario devo andare a suonare il secondo e il quarto sedicesimo. Mentre conto il primo e il terzo. Cioè quando io conto un end, conto il primo e il terzo, ma devo andare a suonare un end, due end, tre end, qua e... Guarda che non è facile, eh? Per cui ti conviene fare un e, un, du, un, due, tre, quattro, un, quattro, un, aspetta, sto contando al doppio la velocità. Uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro, uno. E non è facile nemmeno così, cioè quel secondo e quarto sedicesimo, tu pensa quella battuta lì che è tutta, non c'è niente in battere, perché è un, due, tre, quattro, anticipato di un sedicesimo, perché lì il gioco è tra la battuta precedente, quella della riga sopra, e la prima riga e la prima battuta della terz'ultima riga, è l'ambiguità che c'è binario ternario fra quelle due figure lì che si assomigliano. Sì. Cioè il secondo e terzo sedicesimo, se tu li stiracchi, diventano il secondo e il terzo ottavo della terzina. Ma lo stesso il secondo e quarto sedicesimo, se li stiracchi un po', diventano il secondo e terzo ottavo della terzina. Per cui se non stai attento, rischi che suoni tutto uguale. Quelle due battute lì, rischi di suonarle tutte come le terzine. Cioè, rischi di suonare tutto 1, 2, 3, 4. Rischi di suonare tutto così, invece 1, 2, 3, qua, 1, 2, 3, qua, soprattutto questa, I da e N da, cioè secondo, quarto, sedicesimo e secondo e terzo ottavo della terzina, lì l'ambiguità è forte, eh. È proprio forte forte. E tu dici la 29, la 29, quando sali di velocità rischi di suonare tutto uguale. È difficile farla sentire quella differenza, eh? A 100, 110, è difficile. Conviene fare quasi alla Dante Agostini, eh? Cioè, ta 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 ta, fare tutto di sinistra. È vero, senti che una è un ta ta un ta ta un ta 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 un ta 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 un ta, eh sì, è vero, in velocità è una cosa stranissima, si assomigliano di brutto, eh. Okay, quindi... Mi sembrano dei colpi da casaccio, esatto. Okay. Io li chiamavo sai quando che con il retino vai a prendere le farfalle delle mosche? Cerchi di do coglio coglio sperando che stia lì, sì, okay. Quindi sì, questi sì. Studi in realtà, io questo corso l'ho chiamato lettura ritmica base, ma qui comincia a non essere più così base, no, non è più base, no,
Poi ci sono, dai, bella, 8 è tostissima, la 8. Oh, la 8, la 8 è micidiale. La 8, io... 8 è proprio la base, c'ha ben poco. È terribile la 8. Okay. Però c'è anche da dire che non è che possiamo leggere sempre solo i quarti e gli ottavi. Cioè, è vero che nella musica pop o funk, la musica che rock, non vai più là di lì. Però, vabbè, due terzine di sedicesimi, stacca tu, alla buona, me le facciamo tutti, dai. Stacca tu pure, stacca tu, oppure le sestine. Cioè, per esempio, io sulla batteria, le terzine di sedicesimi e le sestine, basta che le raggruppi diverse e si sente. Cioè, se io faccio sta da da di 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 du 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 du, sono terzine di sedicesimi. Se invece faccio sta da di 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 du du, cioè sta da di di du du, da da di di du du, da da di di du du, da da di di du du, sono sestine. Che 2 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
timpano. Sì. È il trucco, lì c'è il trucco. Sì, sì, c'è il trucco che lui non va più su due, no, colpi di rullante, ma ne fa uno solo. Sì, sì. Perché sennò non gira. Io ci ho costruito tutto l'endurance di Gary Ceffi su quel trucco. L'ho visto il tuo video dell'endurance. Sì, sì. Non aveva ancora la batteria speculare, perché adesso con la batteria speculare l'endurance, quando guidi di destra vai di qua, quando guidi di sinistra vai di là. Capito? E quindi l'endurance lo fai così. Giri da una volta da una parte. Che hai te. Eh sì, ma voi dovrete convertirvi tutti a questa batteria, prima o poi. Dove andate? A forza di vedere me, così, e io continuerò a dirvi che figata che è, alla fine voi convertirete tutti, cioè formeremo il movimento dei batteristi. No, mi piace come la metti, però non la potrei mai mettere, perché io poi vado a suonare nei localini, dove la metto? Allora, vado a suonare le cose. Perché qual è il problema? Il problema è lo spazio. Che cambia rispetto all'altra? Non cambia niente. Ma posso mettere in studio così, dove c'ho la faletta. Allora, se tu quando vai a suonare porti due tom e due timpani, l'ingombro è lo stesso. Anzi, fai di meno di qua, perché i timpani sono di qua o di là. Tanto qua ci sarebbe stato il Charlie, e l'ingombro è lo stesso. Se invece porti un tom, un timpano... Per forza devo fare... Puoi farlo comunque, cioè non è che devi portarti per forza i due timpani di qua e di qua. Cioè se tu porti un tom, un timpano, ti porti questo set qua. Sì. Quello che vedete. Cioè rullante, Charlie, tom, timpano. Ma il Charleston ce l'hai con remote? Sì, certo, per forza. Sì, perché così non incrocio, ma il piede è qua. Non è che il piede è in mezzo qua, capito? Non è sotto. Quindi quello che ti devi portare è, invece che l'asta del Charlie, l'asta del remote. Quindi i pezzi che porti sono gli stessi, sono gli stessi. Però non hai questo. È chiaro che se invece vai come sono andato io quella sera a suonare a casa di quelli, la batteria era quella normale e ho suonato così tutta sera. Il giorno dopo... Perché non sei più... No. No, ma io lo metto in una posizione che comunque è comoda, anche se lo metto a incrocio. Io però comunque ci sono comodo, perché ce l'ho in una posizione mia che ormai so fa il cavolo. Lo so, io per 50 anni ho suonato incrociato, sono stato comodo, ma perché non avevo mai provato a stare più comodo. Ma non è che il fatto che stare troppo comodo poi non porta a fare delle cose? Cioè, è possibile? No. Io dico solo, una domanda. Io ti dico solo che con questo set l'1-1 sta a casa sua, i colpi singoli sta a casa sua. Sì. Non devi più star lì a ragionare con i paradiddle per fare le cose. Sì, perché infatti i colpi singoli a incrocio non vanno mica bene. Non incroci, non fai più ste robe. Non hai più da passare sotto o da sopra, e i fill metodo Morello, a me sinceramente l'incrocio, il metodo che fa Morello, a me non mi ha mai attirato. Cioè fare questo? Sì, quel coso lì a me non mi ha mai attirato. A me non piace.
cioè piuttosto faccio il Perché paradiddle. è una perdita di tempo, secondo me. Cioè, è una perdita eccessiva. È una roba da show, fa Ma finta. è da show e poi si usava nel jazz, nello swing degli anni 50, Ma se tu ci secondo pensi, cioè con un paradiddle fai la stessa No, cosa, è un invece con la bordello, sala, no? no, Giusto? Cioè se io no. devo Forse fare le serve. terzine, tu da da tu da da tu da da Sì, tu da, infatti, io non come posso fare cacchio? tu da da tu da da tu da. Infatti. Ma non è fico, capito? Questo fa Quello, molto quello è. giocoliello. È come sui piatti quando fanno così sui piatti. Non possono fare così? Certo che possono, ma non è fico come fare così. Cioè, Come ma quella è sciocchissima, si chiama. traditional, è figa la traditional, però effettivamente da quando sto con te sto studiando Pari mi sta venendo meglio, cioè, è più Per me la performante, traditional è ti meno dico. figo, però è meno figo. Allora, la traditional secondo me Purtroppo sul tamburo ha senso. è vera. Sul tamburo sì. Ha senso, mettiamola così. Ma sulla batteria proprio non ce l'ho, no. Sulla batteria no, perché comunque sei Sulle marce è bello, se sì, uno fa le marce col tamburo è più bello, perché tu stai comunque, hai capito? Tu stai fermo, metti il tamburo così e stai a posto, ok? Il problema è bello così. cominciare a muoversi, cioè prendere i crash. Cioè io, ti dico, l'ho usata per 40 anni, non l'ho usata per 2 anni, per cui Ma anche Ghetto non la usa più, per cioè prendere fa i solo crash, qualche. guarda che devi imparare a pigliare la mira, se vuoi manchi. Infatti. E poi ripeto, per me il test è questo: metti un chiodo qui, prendi il martello e vedi se riesci a piantare il chiodo, invece Eppure così. l'hanno fatto per 100 anni. Lo so, L'hanno fatto per 100 anni e però mo ci sono parecchi batteristi che suonano. Senti, ma per quanti anni ci hanno detto che la particella più piccola era l'atomo? Poi hanno scoperto che invece non era, ce n'è una ancora più piccola, e poi ce n'è C'era una ancora una più ancora piccola. più piccola, no, questo non lo Certo, sapevo. ma voglia quante ce n'è di più piccole Sì. dell'atomo. Tra l'altro ci Madonna. dicevano la particella più piccola dell'atomo, che è formata dai neutroni, gli elettroni. Ma come, non era la più piccola l'atomo? È formato Pensa da a te. particelle più piccole, il neutrone è più piccolo. Se l'atomo è formato da neutroni, Ah elettroni e sì, protoni, quelli là che stanno dentro sono sono ancora più più piccoli. piccoli. Allora tu dici, aspetta un attimo, ma hai mai detto che l'atomo è la particella più piccola, ma all'interno ce ne trovo tre? E sono più piccole, non possono essere più grandi. Eh sì, se stanno dentro Se stanno dentro all'involucro l'atomo, e quindi è dell'atomo, già, sì. perché le cose comunque vanno avanti, capito? L'uomo evolve. E si scopre che questa cosa, magari sulla batteria moderna, perché se tu suoni jazz, questo sistema qui non ti serve a niente, perché tu nel jazz non suoni quasi mai così, Suono giusto? sempre il piatto, nel Suoni jazz il suono il piatto, suoni piatto, aperto, appunto. che È problema hai? piatto. Non hai un problema di incroci. Tutto questo sistema serve a eliminare l'incrocio, punto. Seconda cosa, ti si apre un mondo a sinistra, che prima non avevi, che con la traditional fai comunque fatica a gestire, ma con la match è molto più facile. E quindi, secondo me, se prima facevi 100 con la batteria normale, con questo sistema non fai 200, ma fai 180. Però, Allora, fra 30-40 anni, diciamo, il metodo Mazzaglia. guarda, tu ci vedi, adesso l'ho tolto, ci sto scrivendo No, un libro io lo su devi sto. brevettare però, lo No, devi no, io brevettare. ho passato la settimana scorsa a casa di mia madre, sul letto, a scrivere gli esercizi per questo sistema, e sui singoli, e sui doppi, e per i groove, e per. Pensa solo allo spostamento che tu fai, rullante, questo, guarda. Rullante timpano. Prova a farlo a sinistra se ci riesci. Cioè la sinistra si rifiuta di fare sto. Si rifiuta, Eh sì, sì. perché non l'ha fatto mai, poverina. Ok, numero 2, timpano rullante. Prova a farlo di qua se ci riesci. Non ce la fa. Quindi devi educare la mano Educare, sinistra a fare sì, educazione, sì, proprio. delle cose che prima non avrebbe mai fatto, perché non c'era il timpano e comunque c'era il Charlie fra i piedi. Ok? Quindi tu pensa a tutte le rotazioni che hai con i doppi, broken double.
Beh, c'era Wegel che a volte mette il timpano a sinistra. Sì, però c'è sempre il Charlie Frappi. A parte che lui usa il Charlie molto avanti. Non so come lo usa, però è Lo strano. A usa me, a molto parte che non avanti. piace. Lo usa molto avanti. Ah, Però sì, ecco guardagli perché. la schiena. Guardagli la schiena. Guardalo da sopra. Cioè, questo Sì, cioè, atto qui comunque, sempre. guarda che io ho passato mesi e mesi a guardare i video da sopra e le impostazioni di questi qua, cioè uno come Guecolo con l'aiuta che hanno una tradition da paura, o anche Buddy Rich, cioè guardali, quando Cioè, spostano la sinistra, sono e quando sposti la sinistra, è sempre, cioè quando vai con la sinistra sul timpano, l'angolo di incidenza è questo, non ci arrivi così sul timpano. Cioè, guarda il braccio. Ma vuoi sì. mettere? Infatti, è Cioè, il quando timpano a vado sul sinistra, timpano a vero? sinistra, questo si riproduce dall'altra parte, tale e quale. Solo che il mio corpo non è abituato a fare questa torsione a sinistra. Per cui il timpano a sinistra, nonostante io ho preso e ho misurato le distanze, centro timpano a sinistra rullante, centro timpano a destra rullante, identico. A me quello a sinistra mi sembra più lontano, perché il mio corpo non è abituato a fare questa torsione verso sinistra e quindi quando raggiungo il timpano fa fatica e quindi sembra tutto più lontano. In realtà, cioè, la misura è la stessa. E lo Perché stesso. non siamo abituati a fare dei E movimenti, no, noi siamo abituati a che girare noi lo a chiamo destra. sempre verso destra, praticamente noi andiamo sempre verso destra. Sì, perché il rullante non è al centro dei tom, il rullante è È rullante a tom timpano. sinistra, Eh sì, fa è a parte sinistra di un. proprio. Cioè, la batteria è una sorta di trapezio, ok? Dove il rullante è qua, rullante, tom, timpano. Infatti, la strada che tu fai fra il timpano e il rullante è molto superiore alla strada che fai fra tom e tom. Cioè, fra i centri dei tom c'è 40 centimetri, fra il centro del timpano e il rullante c'è 80 centimetri. Per cui tu non fai un movimento circolare organico, tu fai una roba. Sì, è come Sì, se c'è qualcuno che ti ferma e poi ti butta. per forza. Sì, Però qualcuno che ti ferma non e è che poi ti butta parti un dal. altro. Il rullante che è il tuo centro, il rullante che è il tuo centro, non è il centro della batteria. Capito? Quindi già solo visivamente tu non vedi le stesse cose di qua e di là, perché non ci sono, ok? Non ci sono le stesse cose. In più stai sempre storto, perché quando noi suoniamo così, comunque il busto è leggermente piegato a sinistra. Quando Sì. poi fai le robe col Charlie a due mani, cioè c'hai l'asse delle spalle, guarda, rispetto al bacino, questo è il bacino, l'asse delle spalle è così, è piegato a sinistra. Quindi tu passi una vita piegato a sinistra per fare i fill tutti a destra e tornare tutto a sinistra. Ok? Invece con questo sistema i fill non li fai, li fai così. Ok? Cioè paralleli, Eh sì. Ho praticamente. pensato anche a quello che hai detto tu, Manuel, con i tamburi delle stesse misure, mi piace, ma accordate diverse. Cioè io posso avere 12, 12, 14, 14 o 13, 13, 16, 16, come vuoi tu, basta che li accordo diversi. Invece Sì, se no che poi qua, suona uguale, però visivamente io ho le stesse misure di qua e di là. Sì, però la mano non è uguale, perché una mano suona sempre diversa dall'altra. sta a te educare la sinistra, capito? Tu devi fare un lavoro di educazione, cioè quando tu impari a suonare aperto, quando switchi da questa a questa, devi rieducare la sinistra a comandare. Ok? Quindi se tu sei arrivato a un livello tecnico 100 da destro, per studiare da mancino fai 50, studia, studia, studia e torno a 100. Ok? Invece con questo sistema 100 eri e 100 rimani. Devi solo Solo che educare, devi educarlo devi però. educare la tua mano sinistra a fare cose che prima non faceva. Ma quello che facevi prima lo puoi fare lo stesso, identico. Per cui non perdi tempo a rimparare da open hand, perché questo vuol dire tornare indietro e ristudiare tutto,
Può essere. No, così no, è già molto che studio. Figurati se dovessi tornare indietro a Può farla a essere sinistra. mesi e No. mesi, anni, per tornare al Ci livello dove eri prima. Ma vogliono anni. tu sei invecchiato di 2 anni. È da pazzi, secondo me è da pazzi. Cioè, io preferisco andare avanti, non tornare indietro, per poi Infatti, è ritornare. meglio Cioè, quando a andare avanti. me Lucchini mi costrinse a cambiare impostazione, io ho fatto 3 passi indietro. Perché io con la match già facevo il Wilcoxon, con la Traditional ero un pezzo di gesso, quindi ho dovuto studiare per un anno intero tutta Solo la. per Solo fare la per performance, fare quello che già facevo prima, che così. già facevi prima, E io non la capivo sta cosa, capisci? è Non la sbagliatissimo. Se capivo. uno c'ha un'impostazione, lascia di quell'impostazione lì, Allora, lascia. lui, io so che lui all'inizio impone, quando sono andato io, imponeva. Cioè Ah, a me mi ha proprio detto, imponeva. imponeva, sì, mi ha detto o switchi o cambi o tarelli fuori dalla porta. Ora, decidi. E io ho detto, vabbè, cambi. Però sai fare anche questa. Sì, e vedi, ce l'ho ancora, guarda. Toh. Sai che io sono quasi quasi un altro po', non la sto usando più, mannaggia. Però so che verso quando allora lui è morto, cos'era, gli anni 90 e inoltrati, negli ultimi periodi non costringeva più. Cioè se arrivavi match, rimanevi match. Non ti Si vede che costringeva più. prima, perché lui aveva la scuola jazz, proprio la scuola Lui del era jazz. l'unico. Quando tu sei l'unico, imponi la tua legge. Senti, se vuoi imparare il jazz, io sono l'unico destino, come si dice? Quello che te lo può, l'unico che te lo può insegnare sono io, per cui o cambi impostazione o te ne vai. Quando invece negli anni 90 sono nate le scuole, c'era più gente che insegnava, avrà visto che qualcuno gli ha detto allora vado via e vado da un altro. E Però allora. Tullio a Milano non costringeva, mi sembra, a fare per forza la Tullio di traditional. Biscovo? Non Tullio. credo, non No, credo. no, no. Ma io ti Come Erico? parlo. Vabbè, Tullio sa suonare in tutte e due le Sì, maniere, quindi. ma io ti parlo dell'86, 85, erano altri anni, capito? A Milano nell'85 c'era Lucchini, era nato il CPM nell'84. Non lo so se c'era la scuola di Tullio. Walter Calloni Sì, nell'84. nell'80, Walter pure suona traditional, vero? Mi ricordo, io l'ho conosciuto a Walter No, Walter suona un po' di anni match. fa a Parma, è venuto 2 o 3 volte a Parma, l'ho Walter conosciuto. suona, sì, ogni tanto switcha, ma la vedi che non è buona la sua sinistra da Non ci ho traditional. fatto caso io. Ma la match di Walter di sinistra fa Ah, paura. no, Perché lui ha ma a sempre parte che lui c'è suonato una così. No, velocità. Una velocità e una precisione pazzesca. ma è un altro, cioè, lui ogni tanto la fa la roba del figo, capito? Perché, come hai detto tu, fa figo, Veniva però non spesso con ce la l'ha. drummeria, Sì. con Ellade, Certo. con Furian, Maier è proprio Lucchini, Sì, però Maier. Maier, se avete visto l'intervista che gli ha fatto Dado, gli ha detto, se tu tornassi indietro, ricominceresti così, gli ha detto, manco morto. Pensate dopo, perché lui la usa sempre. Sì. Lui però, lui dà questa risposta, però siccome oramai sono abituato così, me la tengo. Guarda che girare e avere la sinistra match efficiente come la tua sinistra tradition ci metti 2 mesi. 2 mesi. Si vede che lui lo fa anche Due mesi. Io in per due un mesi fatto di immagine, no? facevo l'endurance match come lo facevo con la traditional. Dopo 30 anni di traditional. Io Due mesi. sto incominciando a studiare un po' le dita per far funzionare meglio le dita. E troverai una lezione domani che abbiamo fatto oggi con Manuel proprio sulle dita nel Pocket Drum Booster. Sì, sì. Ah, domani ci devo Sì. stare per forza. Adesso la carico e poi faccio il post. Domani o dopodomani la trovi. Perché, vabbè, c'è cosa che la spiega un po', Marco Volpe. Ma noi ci Bisogna siamo fare fatti un degli dita alla volta esercizietti prima. mica da ridere. No, c'è tutto il corso dita. Comunque, chiudendo perché sono le 11 passate. La batteria speculare è ovvio che è match. Cioè, che senso ha avere la Sì, batteria per speculare e poi forza. suonare il traditional? Scusa, è da scemi proprio.
è speculare perché tu sei speculare, cioè l'uomo, anche se non è proprio simmetrico, simmetrico, però c'ha un braccio qua, una gamba qua, un occhio qua, un orecchio qua, perché la batteria no? Visto che si può, non è un pianoforte, la batteria non è un pianoforte, i tasti del pianoforte non è che dici, no aspetta, allora quelli neri me li metti tutti a sinistra, quelli bianchi tutti a destra, non puoi farla sta roba. Sulla batteria, beh, Charleston l'avevamo messo sulla destra, non so se sì. Simon Phillips l'ho messo, anche aveva messo sulla destra, però non mi piace perché non senti il suono, non lo senti il suono sulla destra, e Charleston sulla destra è che non puoi fare le robe a due mani a destra, perché infatti ce l'aveva per deve accompagnamento stare, secondo deve me deve stare o qui o a cioè o dove stava okay. Prima c'era l'altro che lo mise col remote, come si chiama l'italiano, quelle cose, non dare il nome, quello che suonava con Lucio Dalla, quello di Sanremo, Lazzaretti. Sì, però c'era un periodo lui l'aveva messo alto, sì, però a sinistra, sempre a sinistra, mai centrale, sempre a sinistra. Cioè i Tom è no, sempre no, centrale, no. No, centrale siamo credo in quattro al mondo, io, Bill Bruford, sì, Bill Bruford, vero, guarda, Bill andate Bruford. A vedere il video di Bill Bruford alla batteria piatta con il charme al centro, non ha i tom, lui ha solo i timpani di lato, cioè lui i tom ce li ha di lato a rullante qua, cioè, sì, tom, però timpani, è strano suonare così, cioè è strano suonare così come no, Stuart Copeland, non lo so perché la suona così, però poi c'è quello dei Tool, Danny Carey, grande te. Lui c'ha il Charlie qua e poi c'è quel batterista di quella band che mi ha linkato Luigi Perticone che c'ha la batteria identica alla mia, però c'è sì. Il ride, questo è il ride adesso al centro, sto studiando con ride al centro, il ride invece a destra come ce l'ho nei video che ho pubblicato pochi giorni fa, il ride a destra, ma sì, anche il ride deve stare al centro, tutto deve stare al centro. Quindi allora una batteria verticale. No, allora sai che c'è? La parte groove è al centro. I fill si allargano destra e sinistra, ma il groove è al centro. E con quel sistema di quel doppio pedale di quella ditta che non mi ricordo mai come si chiama, che è fatto con i due pedali così e i battenti in mezzo, non so se l'avete mai visto. È come se tenessi due doppi pedali che si agganciano. Puoi mettere la cassa davanti all'asta del Charlie. Sì. Per allontanarla un po' e avere la cassa centrale davanti al rullante, quindi hai cassa, Charlie, rullante, ride, tutto dritto, perfettamente al centro, e i tom ai lati, quindi da un punto di vista stereofonico sei perfetto, il groove è in mezzo, i fill si aprono, fai felice i fonici mettono due panoramici, uno a destra, uno a sinistra, basta, fine, tutto il resto è già in mezzo. Li fai felici. Detto questo, io vi ho messo la pulce nell'orecchio, il problema è solo il prezzo di questo aggeggio maledetto qua, il prezzo è ancora altissimo secondo me, troppo alto, 400. Manuel, okay. Manuel gli ho fatto una domanda e è sparito, gli sarà spento il computer, costa 4,40 mi sembra il remote della sì. 4,40 4,30 4,40 costa un botto. Quello che costa un po' meno è il Pearl, 3,90, comunque sempre 3,90, non è che gli va lontanissimo. Il Yamaha che fa le belle meccaniche. Non lo fa più, l'ho cercato il Yamaha, non lo fa più. Ah. Il DV. Sì, ha fatto un pedale, la Yamaha è esageratamente bello. Questo aggeggio della DV costa 500 e rotti. Il DV. Cioè, fuori budget proprio. Però sai che le meccaniche della DV io non le vedo funzionali bene. No, io ce l'ho avuta una DV e... Beh, guarda, il pedale è quello. No, ma... Però guarda che Yamaha fa dei pedali fantastici, dei piatti. Le meccaniche funzionali. No, sì, la Yamaha fa... La Yamaha fa le migliori meccaniche. Fa delle meccaniche bellissime. Quelle della DV, sai che c'è? Sono sorprendenti per intelligenza. C'hanno una serie di... Cioè, sotto i piatti... Sotto c'è una vite che ti capito? Dentro al Charlie, sai il problema classico che mentre suoni si svita la vite sotto? Sì. C'è una vite di quelle, sai, tipo tirante,
che tu blocchi la vite sotto, trac, quella non si svita neanche se piange. No, quella ce l'ho anche io su Yamaha, attenzione. C'è una serie di accorgimentini piccolini sulle meccaniche dei piatti, dei tom, che sono molto intelligenti. Come alcune cose della Sonor. Alcune cose della Sonor sono di un'intelligenza allucinante. Delle meccaniche. Solo che le meccaniche della Sonor pesano 4 quintali l'una. Ecco. Sonor, sì, sì. E costano anche un patrimonio. Io vedo i piatti, per esempio, non metto i filtri, io uso i piatti senza filtri. No, io invece li uso perché li sennò metto. Mi stanno dritti, io li voglio angolati e metto i filtri e tiro. Io li voglio angolati, sennò starebbero tutti piatti, i piatti starebbero tutti piatti. Ragazzi, vado, non ce la faccio più, sono cotto. Ok, notte. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte, ciao. Ciao. Ok, ci vediamo domani con il Nard all'una. E domani sera c'è Giorgio Zanier alle 21. Ciao, buonanotte. Sono stravolto.